Rispondiamo a Mario al volo, faccio questo video al volo perché insomma, mi aspettavo che Mario mi rispondeva e me ne ha fatto un cazzo Mario se tu hai questo terrore se io faccio video su di te. Sì, questa è una contraddizione, guardo i tuoi video però se dici cazzate, cioè non è, cioè è come se siamo in una cazzo di guerra per dire e vedi un tuo soldato, diciamo, non è che io sono il comandante, però vedi uno della tua parte che fa delle cazzate. E cazzo, lo devi sgridare di brutto, porca troia, ok? Quindi, perché io penso che tu fai delle cazzate, Mario? Perché ti informi dalla controinformazione, cioè dal nemico, ti vai a informare e poi. Cioè, immaginiamo che siamo una cazzo di guerra. Tu vai dal cazzo del Greg che parla dei nasoni e come il Greg ne parlano tantissimi altri. Poi ripeti quello che vede, che vuole che il nemico dica, lo ripeti e io ti dico: coglione, coglione. Purtroppo stai facendo qualcosa che non va fatta. E non me ne fotte un cazzo se a te non piace che io parli di te. I tuoi video sono pubblici, io li posso discutere. Tu vieni nella mia chat, mi cachi in testa qua, mi dici che sono un cazzo di parassita, immigrato di merda, e gli altri che stanno in questa chat dovrebbero criticarmi, quindi inciti, insomma, la gente ad odiarmi, eccetera. Cioè, non che questo sia un problema, perché se io devo preoccuparmi se le persone che sono nella mia chat si possono influenzare da uno qualsiasi che gli dice come la devono pensare su di me, a quel punto sono dei coglioni. Chi cazzo se ne fotte? Ma ovviamente nella mia chat non c'è gente che mi segue, c'è gente che mi dice di tutto e semplicemente cioè, non è che ho dei followers così come dei coglioni, capito? Non è la solita chat questa. E non ha fatto un cazzo nessuno, non è questa cazzo di setta, questo è il Marcello, è il Dio. Comunque, andiamo un po'. Allora, Mario, tu qual è il problema? Perché non voglio manco leggere tutta sta roba, perché insomma, cazzo leggi? Dici perché mi hanno tolto il video? Perché ti hanno tolto il video, Mario? Ti hanno tolto il video perché ovviamente questo popolo deve essere odiato. Sopra gli EB, li devo chiamare così perché sennò magari ci può essere censura, magari pensano che io sto dicendo così. Sopra gli EB, quelli che veramente strutturano la società, il sistema, e gente senza religione, senza cultura, senza, cioè hanno, non hanno una specifica provenienza, ok? Quindi, quando tu mi dici, ma come cazzo fanno questi, loro controllano le TV, eccetera, eccetera, chi è quello che va tutti i giorni al lavoro sapendo quello che stanno trasmettendo? Sono italiani per la maggior parte, no? Qui in Italia almeno, no? Se a loro non piace quello che sta trasmettendo la TV, la loro TV comandata da questi EB, ok, secondo te, perché non ci vanno a zappare la terra? O cambiano mestiere, vanno da un'altra parte, dove non sono comandati dagli EB. Perché gli italiani con tanti soldi, perché non creano loro stessi una loro TV e trasmettono il loro messaggio pacifico, così, lasciamo pacifico, cristiano, quello che vuoi tu che nella tua testa c'è ancora. Ok? Perché non lo fanno? Ci è arrivato o no? Loro devono mettere questi cazzo di EB nei posti di comando e censurarti i tuoi video proprio per aizzarti, porca troia, ok? Proprio per far salire l'odio. Perché poi questo popolo, come sempre, verrà usato, ovviamente, di nuovo. E l'hanno scritto nel loro script della Bibbia, che insomma, alla fine, Gerusalemme, cioè, loro vogliono costruire questo cazzo di tempio, eccetera, eccetera, ci sarà una grande battaglia, eccetera, eccetera, è il loro scritto questo qua. Se voi non lo capite, che cazzo te posso fare io a te, Mario, se non lo capisci questa roba? Che altro c'è da dire? Non c'è da dire un cazzo. Un altro concetto molto importante, secondo me, da dire, è che tu, perché faccio? Allora, a differenza tua, per dire, Emidio non ha paura di quello che penso io, prende i miei video e
ci fa il suo cazzo di commento contro di me, ovviamente, ma è più rispettabile quello piuttosto che tu, porca troia, che hai paura di fare nomi. Tu hai paura di fare nomi, porca troia. Tu hai paura, tu hai il terrore quando io faccio un video su di te. Ma qual è la tua cazzo di paura? Perché sei così debole, porca troia? Vabbè, questo non deve essere una cazzo di domanda, sei fatto così, però cazzo, se tu dici stronzate, ok, aspettati che uno ti dice: ma che cazzo stai a dire? Porca troia, tu adotti tutte le cose che vomita internet, che sono al 99.999% del sistema. Sei un cazzo di terrapiattista, credi alla Madonna e ai Santi, parli delle cazzo di scie continuamente quando abbiamo altri problemi qua, parli della cazzo di Antartide adesso. Io ti ho fatto vedere nel video che ho caricato prima sul mio canale che questi qua ci spingono questo concetto. Allora, la terra piatta, come la vedo io, la terra piatta, ragazzi, loro per farci sembrare dei deficienti, ok, hanno buttato questa roba della terra piatta, e voi come dei coglioni, vedendo che, ah, ma lo dice Dino Tinelli, mica del sistema, coglioni, non capite che internet è pieno di trappole? Tutti questi cazzo di canali di controformazioni vi stanno vomitando merda. Quelli, il cazzo di Morrison vi vende l'Antartide, eccetera, eccetera. Quell'altro parla dei nasoni, come tanti altri di controformazioni. Non capite che sia pieno di trappole, purtroppo non lo capirete mai perché il vostro cervello non ci arriva. Questo è il problema e non c'è soluzione qua. E io non voglio dire, ah, ma io so quello che c'ho la verità e dovete tutti venire a chiedere a Marcello, ma è vera questa cosa perché io non ce l'ho il cervello? No, il tuo cervello tu ce l'hai, ma non lo vuoi usare. Questo è il cazzo di problema. Usate il cazzo di cervello. Non hai tempo perché vai a lavorare per retti tutto il giorno? Cazzi tua! Io preferisco vivere con un cazzo. Sai come cazzo sto andando avanti io adesso? Con la pasta e basta. Sto mangiando tutti i giorni. E con quello che riesco a tirar fuori dall'orto. Questo perché io ho deciso da me che io do priorità alla cazzo di libertà, a questi cazzo di video che faccio, che hanno un'importanza per me, piuttosto che dare questa energia al rettile, a te che vai al lavoro per il cazzo il rettile e poi ti preoccupi che questi qua vengano con la carta. Ma che cazzo vuoi? Ognuno, quello è il problema, ognuno sceglie la strada più semplice, come tu la scegli e non vivi in povertà come vivo io, per dire. Allo stesso modo anche chi viene da te sceglie la via più semplice, vai con la carta. Qual è il tuo cazzo di problema? Nella Bibbia è scritto: prima di scagliare la pietra vedi te stesso, no? Quindi non parlate, sei un cazzo di cristiano, prima di criticare vedi te stesso quello che fai, prima di criticare me, ok? Che altro dire? Quindi adottate, porca troia, così come ve li vomitano, senza, perché tu ovviamente non hai tempo di fare una cazzo di ricerca su Google, faccio io quando faccio i miei debunking. Non ho nemmeno i mezzi per andare a spulciare qualcuno nel profondo, non sono un investigatore, uso Google, porca troia, che è tutto censurato pure Google, non è che fa vedere tutto. Solo con Google basta vedere solo le immagini dove cazzo sono i... invitata questa gente, eccetera eccetera, e tu vedendo che questo qua ti ha inculato è andato in questo cazzo di canale di controformazione e vomitando merda, è stato in TV e ti ha venduto le peggio minchia, tu che cazzo fai? Compri e caschi alle sue trappole invece di non guardarlo più, no? Un personaggio del genere, no? Quindi questo è il problema, purtroppo non avete il cazzo di cervello, non lo volete usare, anche perché magari il cervello, se tu glielo dai al rettile per la maggior parte per la parte più importante del giorno, che è la mattina, che il cervello è attivo, è produttivo, eccetera, voi che cazzo fate? Io lo date al rettile, bravo, ottimo, avrai la tua macchina, le tue comodità, eccetera eccetera, tutto questo è bellissimo. Ecco, io ho deciso di dare ho scelto, ok, ho fatto questa scelta. Preferisco prendermi tutta la merda e dirlo da me stesso, poi, che sono una cazzo di merda, perché piuttosto che lavorare per rettile, preferisco pesare ai miei. Sono i miei che mi mandano avanti tutto questo qua.
se non saranno i miei, in qualche modo uno riesce sempre a mandare il messaggio. Basta un cazzo di telefono, posso essere anche un barbone in mezzo alle montagne. Questo messaggio lo manderò sempre. Però spingo di brutto adesso perché so che non potrà durare a tanto tempo avere la possibilità di stare qui in casa tranquillo e fare questi cazzo di video. Non potrà durare e quindi spingo. Voi non avete il tempo perché dovete fare altro e nessuno vi dice un cazzo, però comunque sia, state lavorando per il cazzo di rettile. E poi non venire che ti incazzi con me, che ho più tempo per fare ricerca, eccetera, eccetera, e poi ti incazzi con me che tu sei stanco e infatti tutti i tuoi commenti, basta vedere quando cazzo li fai. Li fai quando stai distrutto, stai tutto assonnato, alle 2 di notte li fai, porca troia, all'1 e mezzo. Ecco, fate 2 domande perché mi hanno tirato giù il video. Fatelo tu, perché il tuo video è inguardabile. Io l'ho fissato adesso, solo qui in chat ce l'ho anch'io in archivio perché è qualcosa di abominevole, ma io lo potrei anche togliere, Mario, se tu torni in te, ma io non spero che tu possa mai tornare in te perché tu non ci arrivi alle cose purtroppo. Cioè, hai, a differenza di altri, molte qualità, per questo io riesco a guardarti perché lo spirito è quello giusto, però non fai tanti errori e ti offendi se qualcuno ti dice che fai errori. Ok? Allora, un'altra cosa molto importante, tu non hai capito questo concetto, cioè la religione l'ha creata il rettile per dividerci, ok? Se tu dici che la mia religione è quella migliore, gli altri sono tutti coglioni, quando tornerà Cristo moriranno tutti, non so come cazzo lo giustificate voi, se non capisci questo concetto qua, che cazzo ti devo dire a Mario? Ma che cazzo ti devo dire se tu non ci arrivi da solo? Che cazzo ti devo dire? Sei uno stronzo, rompi il cazzo, se non mi rompe il cazzo, cazzate così. Dialoghiamo, quale cazzo di dialogo? Cosa hai detto? Parliamone, stronzo, dialogare, capito? Ponimi delle domande invece di fare il cazzone. Ma che cazzo di domande ti devo porre, Mario? Io faccio i miei video dove espongo per lungo, per largo quello che cazzo ti voglio dire. Ce l'hai il tempo tu per fare una cazzo di live insieme o una videochiamata insieme? Non ce l'hai. Che cazzo ti devo dire? Cioè, la tua paura, cioè tu hai paura delle tue cazzo di convinzioni, cioè tu hai questo modo di vedere la cosa. Qual è il problema tuo se Marcel, che la pensa diversamente, ti sta criticando? Vai, ribatti, no? Controbatti a quello che ti sto a dire. Qual è il tuo cazzo di problema? Io non sono la verità, porca troia, perché parla Marcel e quindi minchia. Chi cazzo sono io? Usate la cazzo di testa, porca troia, vi sto dicendo, ma la testa voi non la potete usare perché lavorate e scrivi alle 2 di notte qua i commenti a me. Capisci come stai messo, Mario? Ma che cazzo ti posso fare? Non è colpa mia, Mario. Tu hai dato priorità ad altre cose, la tua vita ti ha portato ad essere così. E questo è, ti becchi questo. Tu cadi nelle cazzo di trappole del rettile, sei un cazzo di terapeutista perché non capisci come cazzo funziona la fisica qua. E che cazzo fa? Loro sapevano che questi coglioni, ovviamente, se noi gli diciamo con Tinelli che magari ti può sembrare fuori dal sistema, questi ci cascheranno perché sono dei coglioni, non usano la cazzo di testa. Il sole ce l'hai davanti, porca troia, fa così e non si diventa più piccolo quando se ne va, no? Secondo la vostra cazzo di teoria. Il cazzo di Morris ti vende il muro di ghiaccio e oltre ci sono altre terre. Il cazzo di Morris, ma ti fai venire il dubbio o no? Porca troia! Porca troia, e l'universo non esiste, quell'altro. Porca troia, ma scusate un attimo, questi cazzo di pianeti, oltre alle stelle che stanno fisse, no? I cazzo di pianeti, tu puoi prevedere dove cazzo saranno in ogni notte. E a differenza delle stelle che stanno fisse, questi qua si muovono. E tu puoi vedere che cazzo di Saturno, una notte la vedi qua, dopo la vedi qua. Allora, come cazzo è possibile, se noi siamo su una cazzo di terra piatta, queste stelle fanno dei movimenti che se tu li riporti in un modello eliocentrico ha senso? Come mai? Cioè, perché siamo su una terra piatta e queste stelle fanno, ma guarda te caso, esattamente certi movimenti che corrispondono esattamente a questo modello qua?
Non vi viene il dubbio? Ma ovviamente il dubbio voi non lo avete, perché voi abboccate a qualsiasi minchiata vi dice la controinformazione, e questo è il cazzo di problema. E per questo io sono arrabbiato, porca troia, perché tu sei una persona buona, porca troia, ma non fai attenzione a quello che, come cazzo ti comporti in questa cazzo di guerra. E ovviamente, essendo ovviamente che siamo solo noi, Mario, quelli che cioè quelli che fanno video, gli altri che non fanno video, non c'hanno un cazzo da di e non gliene fotta un cazzo, gli altri guardano i nostri video. Infatti io mi meraviglio come cazzo è possibile, e gli altri, ma anche loro della chat, non hanno un cazzo di canale YouTube e dicono le cose. Siamo noi, Mario, e quindi abbiamo anche la responsabilità a questo punto di non sparare cazzate, perché gente ci guarda. Cioè, tu nel quel cazzo di video stavi dicendo uniamoci noi santi cristiani e noi santi musulmani e andiamo ad ammazzare questi qua. Cioè, ma di che cazzo stiamo a parlare? Quando le cazzo di pecore non c'hanno un cazzo, non contano un cazzo. Che altro dire? Cioè, dovrei risentire il tuo video, ma non mi va, cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, non c'è un cazzo di cui proprio. Marcello, il testa di cazzo per eccellenza, che mentre è un mantenuto critica gli altri. T'ho già risposto a sta cosa. E da adesso in poi non nominare il nome di Masako in vano, senti come cazzo parli. Per cortesia e favore, fate i cazzi tui, che ancora non hai capito chi sono questi qua. Idiota, dimenticami. Quando avrai capito, chiamami e scusati, ma te non ti scuserai mai con nessuno. Vaffanculo. Ecco, voi invece non criticate mai Marcel, siete ipocriti. Minchia, pensa se avevo un canale con invece di 15 membri, ce ne avevo, che ne so, 150 o 1500. Comunque il veleno che avevano questi. Lo puoi vedere il veleno, perché vedo i dislike che ricevo nei video. Mamma mia, mi viene da vomitare. Guarda. Comunque, non c'è un cazzo da fare qua, ragazzi. C'è un cazzo da fare. E come diceva Cooper, ragazzi, se la gente non userà il cervello, verrà usata come bestia. E questo è il problema. Voi abboccate senza usare il cervello. Senza usare il cervello, voi abboccate quello che vi dà il nasone. Il nasone, sui ebrei, sui ebrei. E voi come abboccate? L'Atlantide, tutti che abboccano, la Terra piana, tutti che abboccano, come dei cazzo di coglioni. E questo è l'umanità, non c'è un cazzo da fare. E il minimo che posso fare è prendervi il culo, porca. Che cazzo volete? Che cazzo volete? Ma chiedi tu scusa, porca troia. Chiedi tu scusa. Scusa, ma se non ce l'ho il tempo, effettivamente non riesco a fare ricerca, eccetera, eccetera. Però e a quel punto dovresti connettere quei due neuroni e dire: ma se prima di dire un qualcosa dovrei fare ricerca bene, perché potrei fare il gioco del nemico, cioè esattamente, fai il gioco del nemico se non fai bene ricerca. Questo diceva pure Cooper ai suoi coglioni che mandavano i notizie così, che metteva il rettile e loro li facevano girare come se così, senza ricerca. E lui diceva: coglioni, non fate girare le notizie così come l'avete presa. È una cazzo di guerra, stai aiutando il tuo nemico se diffondi notizie del cazzo. Ma porca, se non hai il tempo, allora non fare il cazzo di video, oppure fai video dove parli della pizza e basta, ma non di queste cose qua. Mamma mia, sentiamo. Attenzione, perché qui devo cambiare impostazione qua, se no capisco un cazzo. Hanno messo al coso sbagliato? Vediamo un po' se ho cambiato impostazione qua, cazzo, che non sento lui qua. Out, in, qui è giusto. Perché non lo so. Aspetta che sto a fare il video. Mamma mia, cazzo. Come cazzo è possibile non si sente lui? Vediamo se chiudendo qua si sente. Sempre se ne sentono nel web. A me quello che mi dà fastidio è che quando hai dei rapporti con delle persone, queste persone ti perculano pure, no? Ma scusa, ma solo perché io ho rapporti con te non ti devo criticare? Questa è una cazzo di guerra, me ne fotta un cazzo a me. Cioè, se tu sbagli, io ti critico, cazzo.
Ovviamente, chi cazzo posso criticare? Favijay, ragazzi. Di chi cazzo stiamo a parlare? Favijay devo criticare. Io poi critico lui, critico Emidio, che capisco che capiscono un po' le cose, cazzo. Ma chi altro devo criticare? Porca troia qua. Ma adesso l'ho mandato a fare in culo. Ma in senso, no, arrivederci. Anzi, no, addio, vaffanculo, addio. In senso, vaffanculo, arrivederci. Poi ci risentiamo in un'altra questione. Quando ci si placano gli animi. Perché è così? È un vaffanculo amichevole, ovviamente, il mio, non è, cioè, perché né io ho torto, secondo me, né lui ha torto, ma bisogna anche capire delle questioni fondamentali. Ah, certo. È la questione fondamentale che ribadisco, visto che mi hanno chiuso un canale per quello che ho detto, mi ho chiuso un video per quello che ho detto. Perché... Minchia, tu stai mangiando alle 2 di notte, porca troia. Questo video è di 6 ore fa, quindi facciamo un calcolo. Sono le 4 di notte. Adesso sono le 10 e mezza. 6 ore fa. Evidentemente lì. Cioè, capisci come cazzo stai messo, Mario? Nessuno sta. Cioè, non ti dico niente. Però qui capisci che tu non hai proprio il tempo di fare ricerca. Non aprire bocca, porca troia, che fai solo figuracce. Non hai il tempo per fare ricerca. Questa è una cazzo di guerra. Siamo pieni di trappole qua. Un pizzico di e poi fatti venire il cazzo di dubbio. Voi adottate tutte le vomitate di questi canali di controinformazioni. Esattamente, pare, patte, le prendete e le ripetete come dei coglioni, porca troia. Ah, ci sarà pure, no? No, non c'è. E vabbè. Cazzo, comanda, hai detto? Ho detto. Ho chiuso un video per quello che ho detto. Ah. Perché evidentemente lì un pizzico di verità ci sarà pure, no? Ah, ecco, ecco, sì. Ho già risposto a questo, cazzo. No, non c'è. E vabbè. Comandano loro. Quindi se ti mando a fare in culo per dirti, no, cazzo. Cioè tu ti vuoi unire con degli stronzi, le pecore di merda, per andare ad uccidere altre pecore. Ma ci rendiamo conto che cazzo hai detto, porca troia, che è quello che vuole il rettile. Che incredibile. No, ma lo capisci che comandano loro o no? No, vabbè. Comandano loro. Non è che comandano loro a prescindere. Loro magari saranno comandati da qualcun altro che magari vive oltre il polo antartico, non lo so. Ecco, lo vedi come parli come cazzo vuole la controinformazione, come vuole il rettile, parli di robe che ti hanno messo in testa, così c'è un cazzo di mondo oltre a questo, ma non ti basta l'altro, quell'altro mondo oltre, quello di paradiso che ti hanno detto che esiste? No. Ecco perché anche la terra piatta va capita. E come faccio, cosa c'entra? Tanto se io so che la terra è piatta, non... che cosa c'entra? Che cazzo gli vuoi dire a uno così? Che cazzo gli vuoi dire a uno così? La cazzo di terra piatta. Cioè questo qua non capisce come cazzo funziona la cazzo di fisica. Che cazzo fa la terra piatta? Molto più semplice. E quelli hanno la perfetta scusa poi per prenderti per il culo. La terra piatta, porca troia. Questi sono i terrapiattisti. Poi ti prendono per il culo e hanno proprio... perfettamente. E poi qui la cosa, ok, uno ci può cascare magari sulla forma della terra, ma poi se parli delle cazzo di scie, che non dico che loro non controllano, cioè, però insomma ci sono altri problemi per vedere cazzo di scie, che okay, che cazzo fanno, ammazzano tutti i cazzo di schiavi qua indistintamente così, usate un po' di cazzo di cervello, no? Poi adotti la cazzo di teoria del ghiaccio, la pizza, il ghiaccio intorno, e oltre questi ghiacci sono altre terre dove il cibo è gratuito e noi siamo schiavi qua, ci tengono qua in questo cazzo di recinto. E che altro? La cazzo di Maria, eccetera, eccetera, con i santi, eccetera, eccetera. Dio ti salverà, gli altri che non sono della tua fede non moriranno tutti. Ah, c'entra. Che se vuoi dire? Potrebbe centrarsi tantissimo. Hai rotto il cazzo, Mario, non fare più video. Non fare più video, pure se te la prendi, non me ne fotta un cazzo. Non me ne fotta un cazzo, di quello che cazzo vuoi di me che sono mantenuto. Fai, non me ne fotta un cazzo. Finché fai video del genere, specialmente quello che ti ha tolto YouTube, che è ancora più orribile, e non capisci la gravità di quello che cazzo hai detto. Ma un domani il rettile, porca troia, potrebbe metterti anche contro di me. E tu già lo sei un minimo, eh? Già lo sei, a meno che ti esce ogni tanto questo cazzo di immigrato. Infatti c'è scritto qua, immigrato di merda, che viene qua, no, vediamo.
Ovviamente il resto della chat è muto perché ha paura di Marcel, un immigrato mantenuto dai genitori che non fa un cazzo, mentre io sono capro espiatorio, un italiano artigiano. Quindi questo qua basta un cazzo. A parte che non potranno mai usare questa cosa, perché voi ormai siete pochi qua. E quindi lo straniero, negli occhi del rettile, deve prendere punti. E quindi non potrà mai aizzare il rettile, gli italiani contro gli stranieri. Mai. E tu dirai, perché l'Italia è comandata da loro. Da loro. Ma chi esegue questi ordini? Chi cazzo sono? Chi è che accende dà energia alla TV? I tecnici che lavorano lì? Tra i tecnici anche mio fratello, per dire, che lavora per la TV. È uno stronzo qualunque. Lì ci lavorano italiani, soprattutto in tutte le case. Ovviamente, magari in alto, magari ci può stare quello che dici tu, ok? Ma ovviamente, tutti gli altri non c'entrano un cazzo. Tutti gli altri, ma io devo prendere i soldi, ma cazzo me ne fottano, che cazzo dicono? Ma io gli ho accennato per dire a mio fratello, no? Ma non so se gli ho mai accennato, però c'è del fatto che quanto è schifoso, cioè, contribuire al rettile in maniera così diretta, diciamo, no? Tipo la TV del rettile. Però che cazzo io vuoi dire? Cioè, lui la coscienza mi dice un cazzo. Ma tu, a queste devi parlare, a queste coscienze, porca troia! A queste devi puntare il dito! Sono queste che mandano avanti tutto questo, porca troia! Perché non punti il dito contro le cazzo di pecore che mandano avanti sta roba? Loro magari danno solo ordini, ma queste sono quelle che mandano avanti perché non ce l'hanno più una cazzo di coscienza. Di vedere che cazzo stanno a fa'. Ci andrei come? Cioè, ragazzi, lui non ha il tempo di mangiare in santa pace e di fare un video in santa pace. No, le devi fare insieme perché non ha tempo. Sta a fare un video alle 4 di notte. Volevo le bene. E questo che caccia. In tutto questo deve mangiare, deve fare il video. E prima si è informato. Ma come cazzo si può informare questo, ragazzi? In 2 minuti. Vedi i canali importanti, quelli là di contro. Vede il Greg che gli dice Nasoni, 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 Nasoni. E questi cazzoni qua vede questo. E il risultato si vede. Guardi. Ripeto, ragazzi. Poi, ragazzi, cioè, voi che guardate questo video, voi state messi anche peggio di lui. La maggior parte, okay? Non tutti, ok? Ma noi l'abbiamo capita che stiamo andando incontro veramente a un treno in corsa. E basta, mi sono rotto il cazzo di dirlo. Però se io rimembro Charlotte. Sta dicendo di quello che inizia con H, il nome che inizia con H, ragazzi, cosa? Baffetto. Perché l'ha ripetuto, perché non facciamo il baffetto, andiamo e ammazziamo. Qui, c'è uno che è fottuto così, porca, che cazzo io vuoi dire? Almeno quell'altro dice sono indemoniati, però anche quello potrebbe essere pericoloso perché dici, ah, quello che fa un qualcosa, questo è indemoniato e Dio mi ha detto, quello dice che Dio gli dice le cose, Dio mi ha detto di ucciderti e quindi lo posso fare. E c'ho le prove, ragazzi, che l'ha detto queste cose. Dice, se Dio me lo dice, io ti uccido a te. Queste siete voi, porca troia, non senza il cazzo di cervello. Siete come quelle cazzo di galline senza più la testa che girate così a cazzo girate, non capite il danno che fate, porca troia. Ecco. Con i baffetti, che non hai capito un cazzo, sei un coglione. No, non sono un coglione. Vabbè. Sono una persona che ha capito, e basta. Certo. Allora, io forse vi dirò delle notizie che, tra virgolette, potrebbero essere vere, non potrebbero essere vere, ma ci sarebbero delle fonti. E dico parlo col condizionale perché dopo, ma non ve le dico. Ma non per farvi il mistero. Ecco, ho capito che cazzo ha Perché detto non adesso, dico. ragazzi. Praticamente ho capito delle cose, cioè è andato in qualche cazzo di canale di controinformazione, gli hanno vomitato qualcosa che l'ha eccitato a lui, e dice però, stranamente, stavolta si è fermato. Ha detto forse mi devo informare meglio su questa cosa. Porca troia, chissà che cazzo sta per vomitare. Un'altra copia, sta copiando quello che gli dicono questi coglioni. Perché lui non può fare ricerca, ragazzi. Lui deve la pappa pronta, glielo danno questi canali di controinformazione, e lo rivomita. Va bene.
Quello che dobbiamo capire noi Dicelo. È che più sta andando avanti il mondo e più ci opprimeranno in una maniera o in un'altra. Voi continuate ad andare avanti con la carta di credito, con tutte queste cose, ma continuate tranquillamente. Ma come in cielo così in terra, sei in Antartide, stanno tutti d'accordo, c'hanno ognuno la sua basetta, ecco. L'Italia manco so se ce l'ha, mi sa di sì, ma forse no, la Norvegia, quella Norvegia è piena di petrolio, la Norvegia quindi conta, piena di... La cazzo di... Ragazzi, la cazzo di Antartide, vanno a parlare della cazzo di Antartide, quando c'hanno altri cazzi qua. Il ghiaccio, noi siamo pieni di vitalità, l'Italia, noi saremmo l'Italia. Ecco, ma non te basta sta cazzo di terra? Ma mica, non te basta, è piena questa, è talmente enorme? No, voglio le altre terre. Sono lì, dove il cibo, dove non devi fare un cazzo. Il tuo corpo, ma il nostro corpo, ragazzi, noi dobbiamo stare sempre così fermi. Lì c'è il cibo che cresce negli alberi. Mangiamo, non dobbiamo muoverci. Ma coglioni, non hai capito come cazzo funziona questo videogioco in cui ci troviamo? Devi muovere il cazzo di culo. Così l'ha fatto Dio, quello che cazzo vuoi tu, questo film in cui ci troviamo. Ci sta, fai. E quindi che cazzo fa l'uomo? Come sempre, ragazzi, la via più semplice, questa qua, sempre. La via più semplice. C'è un mondo là fuori e non ci vogliono far andare. E io qua non voglio fare un cazzo, perché qui dovresti alzare il culo e fare delle scelte. Non lavora, non lavori più per Rettile, per dire. Ma ovviamente, siccome siamo tutti divisi, ragazzi, ovviamente. Cazzo dobbiamo fare? Però criticare magari quello che in qualche modo cerca di fare qualcosa e cerca di farvi vedere che purtroppo io, avendo questo cazzo di fortuna di avere tanto tempo e non lo spreco, però ovviamente, ragazzi, io non vi sto dicendo che dovete venire e io c'ho la verità, ovviamente, perché a quel punto è tutto un cazzo, cioè è come se sto dicendo non usate la testa. Questa è la cosa, ragazzi, il detto di Cooper: se non usate la testa, il nemico vi fregherà sempre, vi userà come bestie. Patriottico, sei divisivo, ma cazzo, minimo d'orgoglio, non si può manco più usare l'orgoglio a livello fisico, a livello corporeo. Cioè, io ho capito, no, sotto certi punti di vista, che sotto il punto di vista, chiamiamolo esoterico, chiamiamolo spirituale, ecco, spirituale è meglio, che il corpo è l'ultima ruota del carro, ma Gesù Cristo dice gli ultimi saranno i primi, e saltiamo questo corpo anche sotto certi punti di vista, che può esprimere dei concetti positivi, l'orgoglio, il valore di patria rispetto alla realtà che vivi. No, noi siamo esseri spirituali, siamo tutti divisi l'uno dall'altro, devi pensare a te stesso. Cioè, io ho delle contraddizioni dentro che adesso non ve le posso più spiegare, perché veramente qualsiasi cosa si dice è sbagliata. Non è sbagliata, o meglio, ma tanto se ti confronti con tutti è ovvio che trovi quello che dice, che la pensa, chissà dove vive, che cazzo pensa, che cazzo ha studiato, che cazzo, non so, crede, minchia, cazzi. Allora, per metterci d'accordo con tutti, visto che mi hanno bannato un canale per quello che ho detto e chiuso un video, ve lo ribadisco: comandano loro. Se comandano loro, cioè come se, ah sì 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 è vero, comandano loro, è un dato di fatto. Chi comanda Hollywood, chi comanda il mainstream, la televisione. Con la pistola loro proprio vengono lì e ti dicono no, devi fare questa cosa, no, ti danno i cazzo di soldi e tu li prendi. Potresti fare un lavoro dove non influisce, no? Invece di andare lì a Mediaset, tanti italiani che vanno a lavorare lì a Mediaset, sapendo quello che cazzo fanno, no? Loro sono puliti, purtroppo li mettono la pistola in testa, purtroppo devono obbedire, devono trasmettere queste trasmissioni di questi ebb. Purtroppo lo devono fare, perché sennò muoiono, cazzo. No, potresti trovare un altro cazzo di lavoro. Vai nella cazzo di campagna e zappi la terra. Se non c'è lavoro, gli dici al Rettile: oh, devi crearmi un lavoro, perché io là da questo non ce voglio lavorare. Questo, le fanno le pecore queste cose? No, perché gli piace la via più semplice. O la macchinina, o tutto comodo, posso fare le vacanze, posso avere tutti i vestiti, posso fare la bella vita, posso avere Sky e tutte queste cose a pagamento, eccetera. Ho tanti soldi, posso fare quello che cazzo voglio. E
questa è la pecora. Quindi invece di parlare della, con un cazzo di popolo che poi alla fine farà il gioco del rettile, odiare quel specifico popolo che poi lo useranno, se non lo avete capito, c'è anche il fatto, ragazzi, che loro tendenzialmente sono un po' segregati per natura, no? Ci stanno nel loro mondo, no? Come se gli altri popoli non facessero questa cosa, ragazzi. Però anche questa è un'influenza della cultura. Chi è che dà la cultura a un popolo? È il rettile, ragazzi. Noi siamo delle cazzo di bestie, ragazzi. È il rettile che ci dice come ci struttura proprio. Se un popolo deve essere più libertino, se un popolo deve essere più chiuso, più segregato, è il rettile che gli dà queste cose. E gli altri sono dei coglioni, pecore, che devono obbedire. E questo è quello che ci meritiamo, perché se tu fai le cose senza usare la testa, tu verrai sempre usato come una bestia. E non c'è soluzione qua, ragazzi, perché è molto più semplice per il cervello seguire quello che ti dicono di fare piuttosto che usarlo il cervello, perché usarlo significa più energia. E per questo siamo in questa merda, ragazzi. Questo, sempre questo. Tutti vogliono questo, non vogliono usare la testa, la via più semplice. Radio, giornalismo, la propaganda, chi ci sta dietro? C'è una mente. E chi è sta mente? Loro. Ecco. Loro chi? Loro. Ah, ecco. Quelli che vanno, di cui ho parlato. Con la pistola proprio vanno, sì, certo. E poi io devo essere perculato. Ma perché tu ancora pensi a Charlotte con i baffetti che faceva ridere? Ma per rafforzare un concetto, punto. Per Charlotte lo intende perché lui ha inneggiato. Dobbiamo fare il lavoro che ha lasciato quello là, con i baffetti. Incredibile. E poi io chi sono per dire e per essere criticato? Che devo dire, tanti nemici, tanto onore? Vabbè, dai, lasciamo perdere. Mandano loro. Cioè, il dato di fatto alla fine di questo video è che, ma ci stiamo accorgendo che il mondo sta accelerando? Cioè, come per dire, no? Stai in autostrada, c'è una corsia sola, ti vede una macchina dall'altra parte, anziché decelerare, cercare di capire, dire, no, acceleriamo. Vale. Vedete che botto che fanno il 2025? Ecco, 2025, ragazzi, gli ha messo in testa la controtecnologia, il 2025 ci sarà qualcosa, e loro il 2025, comincia la cosa, 2025. Sono dei cazzo di ripetitori, ragazzi, non ce l'hanno il loro cervello per dire le cose. 2025, la partita di pallacanestro, dove l'arbitro, se ancora mi ricordo bene, fatto lì, se fa, a meno che non sono cambiate le regole, mi sembra che una partita di pallacanestro inizia con l'arbitro che tira la palla in aria, almeno ai miei tempi, mi sembra. Ecco. Chi riesce a prendere la palla in aria per primo ha in mano il gioco, come per dire che chi mena per primo picchia due volte. Fate voi, secondo voi chi la prende sta palla in aria? Noi che ci critichiamo tra di noi a perdere il tempo, quando ho detto anche delle cose vere, che comandano loro. Certo. Quando io dico che comandano loro, io sono incriticabile, assolutamente, perché il fulcro del video è quello, non le macchiette, le pugnette. Mario, ma dai, cazzo, ti hanno chiuso il canale, vai, unisciti con i tuoi amici che ti comprano la pizza musulmani e andate a fare sta cosa. Che cazzo fai che fai il video? Vai, cazzo, fallo, invece di dire di farlo fare gli altri. Hai fatto diverse volte video dove dici, ma paghiamo qualcuno, ma non hai coglioni, sei proprio un bambino, cazzo. Vuoi fare del male a qualcuno, però vuoi pagare qualcuno. Sei un zozzo, porca troia. Hai detto anche questo. Dai, vogliamo fare i seri? Malgrado io, serio, mi incazzo e dico, ringraziatemi al limite, ma io non ne voglio al limite, proprio non è. Allora, se Masago, questo voglia metterti una faccia. No, sono un coglione. Ancora credi che ci stanno quelli perché ti mettono col... Sono loro che comandano. È un dato di fatto. C'è una realtà acclamata. Sono loro che comandano. Se dopo i poli, del Polo Sud, c'è qualcuno che decide per loro e gli dà, dopo il Polo Sud, senti come cazzo parla, questo ruolo, e gli delegano il mangiafuoco che devono essere, non lo posso sapere, ma potrebbe anche essere così. Quindi la scala si fa ancora più alta, il livello di difficoltà a capire chi comanda il mondo. Ma nel frattempo chi comanda il mondo a livello materiale in questa terra piatta circondata da... No, ma non è così complessa la cosa, ragazzi. Noi nel nostro piccolo, cioè, tu devi, io per dire, qual è il mio compito in tutto questo? Io devo far capire a mio fratello, per dire, no? E dire, ma stai facendo l'elettricista
per Maria De Filippi. Io potrei cercare di convincere lui a cambiare lavoro, per dire. Ma non è che devo io capire chi è che sta nell'alto, chi è che comanda, chi qua e chi da chi viene l'input. Da noi viene, ragazzi, noi pecore, tutte noi, se parliamo l'un l'altro e capiamo il male che facciamo noi, andando a lavorare per il rettile non tocca un cazzo, ragazzi, dà solo ordini. Siamo noi coglioni che non abbiamo più, e siamo anche rincoglioniti, ovviamente. Come cazzo fai? Questo è il tuo cazzo di compito. Invece di svegliare tutto il mondo, vai, concentrati nel tuo cazzo piccolo mondo. Che cazzo posso fare per migliorare questo cazzo di mondo? Nel mio piccolo? Quello devi fare, quello che è umanamente possibile. Se tutti facessero sta roba, non è fotta in cazzo, ma chi cazzo comanda? Perché siamo noi la benzina qua che manda avanti sta roba. Quindi fine, è finita. Non c'è da capire chissà che cazzo c'è da capire. Siamo noi, quel cazzo di pecore che mandiamo avanti sta roba. Siamo noi il male qua. Ma a voi fa così tanto comodo dare la colpa a qualcun altro. C'è qualcun altro. Non sono io. Non sei tu col tuo cazzo di lavoro che praticamente stai vendendo pizza con farina OGM, che non sai da dove cazzo arrivano. Non sai da dove cazzo arriva la tua farina e la vendi. Tu non sai il male che stai a fare, per dire. E tu sei un semplice pizzettaro, porca troia. Come te, tutti gli altri. Tutti, qualsiasi sia il cazzo di lavoro che fanno, mandano avanti questo schifo. Ma ho detto sempre 2000 volte queste cose, cioè mi sono pure rotto il cazzo, quindi stoppo qua il video veramente, perché non c'è più un cazzo da dire.